video vi faccio fare tutto il giro della casa in versione natalizia. È un giro che inizierà dalla cucina per farvi vedere i piccoli accorgimenti sia tessili che a livello di addobbo che ho scelto, per poi passare al salotto e vedere un attimo poi anche il corridoio, come anche i cambiamenti che ho fatto a livello di mobili e a livello di, diciamo, di collocazione dei vari quadri e cose appese, per poi passare in ultimo sopra l'appendiabiti, che adesso ho cominciato da Halloween e poi a fare sempre degli allestimenti stagionali o inerenti alle varie feste. Spero che questo video vi possa fornire qualche spunto. Ci sono anche dei piccoli progetti di do it yourself, però c'è il problema che per ragioni di tempo non c'è proprio passo passo, vedete solo il procedimento a livello appunto ultimato. E noi ci vediamo al prossimo, che so già come lo imposterò, sarà appunto un gift wrap, un impacchettamento regali di Natale, e spero che appunto vi possa essere utile e noi ci rivediamo al prossimo, ciao! Cominciamo dalla cucina. Sulle due mensoline ho messo un po' di noci, una ciotola, un cuoricino in vichy rosso, tutte delle cose che ricordassero Natale. Poi ho fatto questo do it yourself di una 500 che era di mio papà quando era piccolo, con il sale, e sopra legato con il Becker Twines un alberino di Natale. Sopra vabbè un'altra piccola jar di vetro con un campanello delle pigne, altre cosine così. Sopra i pensili invece ho messo una snowball, tutte queste casette ritagliate e appiccicate, il template l'ho preso da internet, poi vabbè, CM, le iniziali mie e di mia sorella, anche se lei non abita più qui, adesso abita fissa a Genova. E poi sopra il frigo vabbè, la scritta cucina, qualche candela, poi nella mia alzatina ovviamente una composizione di pigne, palline e mele glitterate. Un fantastico babbino Natale porta bonbon che è bellissimo, però non lo uso perché lo romperei in un nanosecondo. Questo portafrutta fatto in legno e vichy pieni di gomma piuma. Quest'anno diciamo che ho prediletto il vichy come tessuto natalizio. Anche la tovaglia è in vichy bianco e rosso e il centrotavola l'ho fatto io con un vassoio, pigne, potpourri, noci, una candela alla gelato alla vaniglia dell'IKEA e poi una sorta di calendario dell'avvento. Ogni giorno cambio il numeretto, oggi è il 16 se non si fosse visto. E poi attaccata alla finestra, questo è il mio trionfo, e vabbè, il termosifone c'è una presina e poi qualche altra cosina sul davanzale che non impedisca l'apertura delle finestre. Poi di nuovo attaccata alla finestra delle casette che si vedono da fuori e poi in alto una piccola tenda di pizzi di circa 40 cm, 30-40 cm, del vichy bianco e rosso con appeso tutte le coppa pasta a tema natalizio. E poi qui invece una ghirlanda, anche questa natalizia, però mi sembra un po' vuota, volevo aggiungere ancora qualcosina perché ho messo solo due funghi e un fioco rosso, pensavo di metterci un omino di pan pepato fatto in cartone ondulato, adesso vediamo un attimino. E poi dulcis in fondo, il tavolino non c'entra niente, è quello del salotto, solo che dava fastidio vicino all'albero per cui l'ho posizionato qua in cucina. Sopra c'è questa bellissima lanterna in vetro e ferro battuto con all'interno questa matassa di lucine e palline multisfaccettate, ecco. Qui c'è anche un guanto da cucina e vi porto dal frigo, non fate caso, la pila di piatti appena lavati. Ho anche cambiato, mia sorella si è portata via il microonde, mi ha lasciato questo ravatto qui di fornetto, adesso devo comprarmene uno. E qui invece sul frigo la scritta home, il candelino, un regalino, una calamita con la natività. Adesso ci spostiamo in salotto. Eccoci in salotto. Allora, ho messo questo, su questo tavolino, questo runner, questo centro tavola in pizzo con tutte le candele che tra l'altro purtroppo in videocamera non si vedono, ma è brillantissimo il filo d'oro che lega, che segna i contorni delle candele. Vabbè, due porta bonbon pieni di Ferrero Rocher che ahimè ho scoperto di non poter mangiare in quanto contengono lievito, quindi resteranno lì. Poi una, anziché cioccolatini o bonbon, i pistacchi. Questa candela tirolese che non ci ho pensato poteva accendervela, che è veramente bella. E un melograno, il simbolo del Natale, della fecondità mi pare. E questo meraviglioso portacandela della Royal Copenhagen in cristallo, che questo qui acceso è bellissimo, dà proprio delle luci rilassanti.
Poi ho acquistato su internet queste federe natalizie con il pupazzo di neve. Mi sposto sul divano, vabbè, sempre il mio gatto, ho cambiato il fiocco che è rosso per l'occasione. Questa di buon anno. E poi questa qua invece con, qui c'è anche una copertina rossa perché di sera non sembra, ma anche se c'è il riscaldamento acceso fa frescolino. E questa qui con Happy New Year, è una bella, un bel cervo, un'arena, adesso non saprei dirvi. Questo invece è il mio meraviglioso albero che, diversamente da come ricorderete lo scorso anno con il tour dell'albero di Natale, è stato cambiato. È stato cambiato perché l'altro non ne poteva più, aveva più di 15 anni, perdeva veramente tanti aghi, non riuscivo più a montarlo, per cui è stato un po' un problema. Ci sono un sacco di palline nuove perché sono andata ai mercatini di Natale di Vipiteno, Innsbruck e Merano e ho comprato veramente tantissime palline, tipo questa bellissima mela lucida. Poi vi posso far vedere un'altra fetta di mela, ne ho conquistato due di queste, una melina intera. Poi mio papà quest'anno mi ha regalato questo Pinocchio che è bellissimo, tutto in vetro con il naso brillantinato, è cecoslovacca direi come provenienza. E questo omino di Natale, sempre preso a Vipiteno. E poi per il resto, vabbè, questa qui l'ho acquistata quest'anno da Maison Dumont, sempre per quella ragione, per la questione di quel buono che avevo. E anche questa qui, con il pinguino e, vabbè, c'è l'acqua dall'uccellino che dà fastidio, sempre col pinguino e il polistirolo. E poi questo che è un tag che è stato fatto a mia sorella, io l'ho appeso sull'albero, che era veramente carino. Questo è il mio albero, il puntale, che è meraviglioso, che perlomeno io, a me piace veramente tanto. E poi ho fatto 3 stelle d'oro che ho appeso qui, quella lì si muove per il calore del termosifone, sembra che sia posseduta, invece è il caldo del termosifone che va a manetta perché non fa freddissimo, ma qui oggi a Savona c'è veramente tanto tanto umido, è una settimana che c'è tanto tanto umido, per cui cerchiamo di asciugarci, ecco. Poi ho comprato questa bellissima coperta che è fuori in pile, dentro sempre sintetica, ma in quella sorta di pellicciotta da pecora, ecco, che è veramente calda questa qui, bellissima. Poi è il ricamo dei cuori rossi di fiorellini. Qui sopra c'è il tappo della Yankee, perché di solito l'attacco in salotto la sera, quando sono in compagnia. Per l'occasione però a volte, quando sono sola, me la metto anche in camera. E c'è un portacandele dell'Ikea che avevo acquistato tanti anni fa e un centrotavola rosso. Qui sopra il calendario, l'immancabile calendario dell'avvento di Frate Indovino che mi regala mia zia ogni anno, però io sempre mi dimentico di leggere poi giorno per giorno, cioè leggo i primi 5 giorni e poi il 24 e basta. La mia coperta, la mia piantina natalizia con tanto di cappottino e coperta di lana, così non prende freddo. E poi attaccate i vetri, spero che non dia fastidio alla luce, tutte le lucine che adesso non vedete perché contro luce no, non si vede niente, qualche stickers. Più o meno siamo locati dove ho fatto 2 anni fa il rametto, l'anno scorso il ramo di Pasqua. Ho cambiato il mobile, questo è un comò che ho acquistato grazie al mio lavoro, un comò cappuccino genovese del 1830, stile Carlo X, una linea molto pulita e molto bello, cassetti capienti e nell'ingresso ci sta veramente bene. E sopra c'è questo porta potpourri azzurro in argento, ovviamente centrini per col terrore di rigarlo, 2 portacandele con 2 candele di tiger azzurre e 2 d'argento, e poi un albero in vetro con tutte le lucine a led fredde, una renna e un orsacchiotto, e poi sopra, vabbè, ovviamente una casetta di Maison Dumont e anche un bel piatto, delle rondini, tutto sull'azzurro, ecco. Andando avanti invece ho... Non fate caso alla scrivania, adesso mia sorella dovrebbe portarsela via. Non mi ci piace qui dietro la libreria, però purtroppo faccio un pezzo per volta perché fra tutto insieme è problematico. C'è una ghirlanda d'alloro, anche questa acquistata grazie al mio lavoro, che veniva data ai partecipanti delle gare ginnastiche che arrivavano primi come premio. Qua veniva poi inciso il nome, mi sembra. E vabbè, io ho appeso all'interno un angioletto, di nuovo le iniziali, 3 stelline in 3 tonalità di azzurro blu diverso, un piatto e le corna natalizie, perché hanno appese le stelline, quelle in argento con le paillette. Andiamo a vedere adesso il soprabito, l'appendiabiti. Allora, nell'ingressino ho messo queste 3 candele in plastica appese al muro e questa stella in cartoncino in 3D. Girandoci piano piano di fronte c'è l'appendiabiti con di nuovo un'altra stellina rossa in cartoncino e questi 3 pendenti.
e sopra, da-da, è meraviglioso. Sto spazio, secondo me, è quello più natalizio di tutta la casa. Adesso salgo un attimo su una seggiolina e ve lo faccio vedere più da vicino e meglio. Allora, adesso si sfogherà un po'. Ecco qui, c'è la casetta della Linda, un alberino di latta, delle lanterne, un quadretto fatto da me natalizio con una renna di glitter su una tela fasciata con della carta scozzese, altre casette e una lanternina con degli alberi e dei libri. E non so, mi trasmette tanto calore questo pendiabiti che, vabbè, mi piace proprio tanto, non si era capito, eh.